Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sulla crocifissione di Gesù. San Vincenzo Maria Strambi così scrive nel suo devoto libro. Giunto Gesù sul Monte Calvario dopo un penoso viaggio con duro tronco di croce sulle sue sacratissime spalle, che già ferite facevano uscire vivo sangue fu preso dal furore dei suoi avversari e fu spogliato delle sue vesti e persino di quella che portava sulla carne. Questa si era attaccata alla pelle per tante così crudeli battiture ricevute nella flagellazione, per cui nel levarla, come medita devotamente San Lorenzo Giustiniani, gli si rinnovarono le piaghe con molto spargimento di sangue. Considera, anima mia, il dolore acerbissimo di Gesù, gli insulti, gli strazi che questo innocente agnello soffrì in mezzo a quei lupi rabbiosi, avidi del suo sangue e desiderosi di crocifiggerlo. Intendi però cosa egli ti insegna con questo suo spogliamento. Spiega Sant'Agostino che il Signore vuole con le sue piaghe e con il suo sangue togliere da noi la pelle dei vizi ai quali l'anima si è attaccata. Mio Gesù, per il tuo sangue adorabile, fa che il mio cuore si distacchi da tutto ciò che non è conforme alla tua santissima volontà. Spogliato Gesù delle sue vesti, va egli stesso a coricarsi sulla croce, vi stende sopra le mani e i piedi che i quei carnefici crudeli trafiggono con durissimi chiodi, si slogano le ossa del suo santissimo corpo e si aprono fiumi di sangue che scorre in gran copia da quelle ferite. Anima mia. Chi può intendere con la mente ed esprimere con le parole il dolore indicibile di Gesù in tale effusione di sangue? Si innalza la croce, si pianta nella fossa ivi già preparata e si espone alla vista di un popolo immenso il crocifisso Signore. Il sole si oscura, le tenebre ricoprono la faccia della terra, si spezzano le pietre, si aprono i sepolcri, risorgono i morti, si squarcia il velo del tempio. E Gesù, intanto, offre il suo sangue all'Eterno Padre e lo prega per questo sangue a perdonare i suoi crocifissori, cancella con questo sangue la condanna dell'Eterna Dannazione e sigilla il nuovo ed Eterno Testamento. Segue il colloquio con Gesù. Crocifisso mio Redentore, se altre volte con i miei peccati mi sono unito ai tuoi crocifissori e ho aperto quelle piaghe tornando a crocifiggerti nel mio cuore, oggi dolente e contrito ne sento il più vivo dolore e per quel sangue sacratissimo che da esse si sparge ti prego di perdonarmi. Io ti adoro crocifisso e unisco le mie adorazioni a quelle che la tua madre Maria Santissima, il diletto discepolo San Giovanni, la Maddalena, le Piedonne e il buon ladrone convertito ti offrirono là sul Calvario. Tu dicesti che quando saresti stato sollevato da terra avresti attirato tutti a te. Ecco che sei innalzato dalla terra ed elevato in croce, e io resterò ancora attaccato alla terra? O oh Signore, per virtù della croce, con i vincoli del tuo sangue, attirami a te. E come per pura tua misericordia mi creasti, e per la mia redenzione sospeso dalla croce fosti crocifisso, così fa. Che io non mi separi mai da te per i meriti di quel sangue amorosissimo che per mia salvezza spargesti. L'esempio finale è tratto dalla vita di Santa Caterina da Genova. Fin da fanciulla, Santa Caterina da Genova, avendo nella sua stanza un'immagine di Gesù morto, Spesso riguardandolo così ferito e insanguinato, si sentiva accendere tutta di amore per Gesù e voleva consacrarsi a Lui diventando monaca. Ma giunta l'età di sedici anni le convenne sposare un cavaliere della città, e quindi, stimolata dai suoi, si diede alle conversazioni e divertimenti pericolosi del secolo. Non trovando però in essi vero sollievo, ma piuttosto rimorsi, volle fare una confessione generale, in cui per un tratto speciale della grazia fu talmente penetrata da sentimenti di contrizione che ne restò quasi tramortita, dicendo di continuo Amor mio, non più peccati. Le fu poi ravvivata e accresciuta la compunzione da una visione nella quale vide il suo crocifisso Signore tutto grondante sangue che gli diceva di essere stato ridotto così dai peccati degli uomini e dal suo amore per essi. Una tale visione le restò così talmente scolpita nel cuore che quasi non sapeva poi pensare ad altro, struggendosi tutta in lacrime. Cari fratelli e sorelle, guardando Gesù crocifisso noi vediamo due cose, vediamo la bruttezza del nostro peccato e vediamo soprattutto l'immenso amore di Gesù per noi. Non c'è più grande amore che dare la vita per i propri amici e Gesù ha donato la sua vita per noi sino all'ultima goccia, morendo sulla croce. Ringraziamolo di cuore e diciamo anche noi con Santa Caterina da Genova e con tutti i santi, amor mio, non più peccati. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.